Seconda vittoria consecutiva in casa, ma meno punti positivi rispetto alla prima. Cosa ne pensa di questa vittoria 1-0 contro il Santa Marinella? Prendiamoci il risultato e tutto il resto ci fa capire che dobbiamo lavorare tantissimo su tanti aspetti, soprattutto su quello mentale. Quello che si fa il venerdì si fa la domenica. Il venerdì ci siamo andati in maniera poco convinta, nel primo tempo siamo stati molto poco convinti in campo, lentissimi a girare palla, lentissimi nella vecchia unità di gioco, nonostante avevamo preparato la partita in una certa maniera, che poi sarà le poche volte che l'abbiamo fatto andare a attaccare sulla sinistra loro, bene la reazione al secondo tempo, abbiamo creato tanto, però le partite bisogna anche chiuderle, perché sennò tanto un episodio prima o poi capita dentro l'area di rigore. Troviamo spunti positivi, molte assenze, però comunque vada, chi entra, anche i più giovani, rispondono bene, anche come personalità. Questo sì, le assenze non sono mai nate, più o meno che quando si fa parte di un gruppo tutti possono essere titolari, tutti possono essere riservi. Credo che in tre partite hanno giocato tutti almeno una volta titolari, quindi bene chi si è rientrato, bene chi si è fatto pronto all'inizio. Bisogna migliorare su tanti aspetti, è una squadra giovane, che è normale che ci siano degli errori, però bisogna lavorarci senza buttarsi giù, però consapevoli che abbiamo 6 punti, ma dobbiamo lavorare tanto, perché il campionato è duro, nessuno ti regala niente. Grazie mille.